Ben trovati con le notizie di sport di ATV Marche in questa edizione del martedì, nella quale già ci apprestiamo a vivere un nuovo turno di campionato, perché in serata scenderà nuovamente in gioco il girone B del campionato di Serie C, turno infrasettimanale, quindi marchigiane subito chiamate al riscatto dopo il turno da dimenticare di sabato scorso, e quindi questa sera la 26esima giornata di campionato sarà un appuntamento particolarmente fondamentale per quattro motivi diversi per le nostre marchigiane. Il programma con Albino Leffe Ternana, la Fermana dunque per cancellare il KO di sabato a Bolzano col Sud Tirolo, in casa contro il Gubbio la Vispesaro, in casa invece della capolista Pordenone, poi Ravenna Generminio, Virtus Verona, Renate il Fano impegnato nello scontro diretto contro il Teramo, scontro diretto questo assolutamente da non fallire, la Samb sul campo dell'Imolese per interrompere l'emorragia di due sconfitte consecutive in campionato, e poi Monza Vicenza, Rimini Feralpisalò e Triestina su Tirol. Domani in campo il girone F del campionato di Serie D, e quindi turno infrasettimanale, 27esima giornata anche qui, con i seguenti match: Francavella Castelfidardo, Jesina Pineto, Matelica Agnonese, Recanatese Vastese, San Maurese Avezzano, San Giustese Giulianova, Sant'Arcangelo Monte Giorgio, Savignanese Campobasso, Isernia San Nicolò e Forlì Cesena, posticipo delle 20:30. Domani in campo anche il Tolentino impegnato contro il Foligno nell'andata del primo turno della fase nazionale della Coppa Italia, un Tolentino che in campionato però domenica ha mantenuto il primo posto grazie alla seconda vittoria consecutiva conquistata nel finale, in questo caso al della vittoria contro il Porto Recanati. Ci siamo specchiati dopo l'1-0. Invece da chiude la partita, il rigore sbagliato, bene, c'è come cosa, abbiamo sbagliato inizio secondo tempo, loro sapevamo che è una squadra che palleggia, però alla fine penso sia stata una vittoria strameritata, l'abbiamo vinta col cuore, con la voglia e per l'attaccamento alla maglia. È normale, non siamo né Barcellona né Real Madrid, facciamo l'eccellenza e le partite si vincono anche giocando sporco. Però questo gruppo c'ha un gruppo di valore a livello umano e tecnico. Vince oggi era difficilissimo perché lui si era messa la partita. Abbiamo sbagliato che ci siamo specchiati dopo l'1-0, abbiamo smesso, e invece non dobbiamo mai smettere. Poi i ragazzi hanno risposto, sono stati bravi i ragazzi che sono entrati, e ha fatto l'assist Mastrantonio. Di Domenico Antonio, chiuso la versione Iassere, che sono 10 giorni che non si allena perché abbiamo avuto Merlini con la febbre stanotte. Tutti i segni del destino. Soltanto che per vincere i campionati, vincere le partite, ci vuole unità di intenti, tutti assieme. I ragazzi non è che onorano la maglia, ci dormono ogni notte, che è diverso, magari non l'hanno onerati i gruppi antecedentemente a questo. Questo è un gruppo di ragazzi che guadagna 2 lire e che dà tutto in campo per la maglia dei Cremisi. Non mi è dispiaciuto sinceramente anche il primo tempo, perché comunque affrontiamo una squadra che fa sempre dell'approccio alla partita alla propria forza, e fosse un Brunner avanti 2-0, poi si era fatta rimontare alla fine, ha rivinto nel finale, quindi fa della forza d'animo del gruppo l'arma migliore, quindi occorreva tenerli distanti dalla propria porta e avere persone da coraggio, cosa che non abbiamo avuto nei primi 20 minuti, invece poi la squadra ha preso il campo, credo che stava padrone del campo nel secondo tempo. Quindi la soddisfazione più grande è vedere una squadra consapevole, anche se penultima in classifica, del proprio potenziale, quindi e sentire gioire un avversario che ha tanta più qualità della nostra in quella maniera. Al 95esimo si deve avere soltanto la forza per affrontare le prossime partite, 12 partite, sono 36 punti. E se siamo in grado di giocarcela su questo terreno, Tolentino, con la prima classifica in questa maniera, penso che possiamo crescere tanto. Dispiace perché è un po' di partite che si arbitra con la classifica in mano, quindi a me questo non mi va giù. Abbandoniamo la pagina del calcio, il basket ora, approfondendo due delle tre marchigiane che sono scese in campo domenica. L'ultima è la Termoforgia Iesi, domani sera impegnata in casa nello scontro diretto salvezza contro il Roseto. Partiamo dalla Serie A1 e dalla netta affermazione di Milano contro Pesaro, una VL che adesso si interroga, lo farà soprattutto la dirigenza, a cominciare da coach Boniccioli. Come avversario, onestamente, l'unica cosa che posso fare è augurare a Milano di ottenere i risultati che merita, perché
gli investimenti, la qualità della squadra, l'allenatore, lo staff sono tali da poter ambire risultati importanti, quindi molti auguri. Per quello che riguarda noi, l'unica cosa che mi disturba molto è che il quadro, diciamo così, emotivo di questa squadra è un quadro emotivo instabile, nel senso che, come mi raccontava, io non c'ero all'inizio della stagione, come mi raccontava Stefano Cioppi, la squadra fa 3 vittorie consecutive, poi va da Avellino, perde l'ultimo tiro, quindi confermando il suo momento di forma, arriva Cremona e becca 122. E noi venivamo da una partita, secondo me, di grandissima qualità contro Venezia, che oggi è confermato, mi sembra, perdendo, o stanno perdendo in caso, un momento di forma forse non eccellente, ma anche loro, come Milano, gioca 7 volte per settimana, quindi è comprensibile. Domenica scorsa giochiamo una partita di grande qualità, perdendo l'ultimo tiro contro una squadra costruita con obiettivi diversi ai nostri, e oggi veniamo qua nella consapevolezza di essere più deboli, no? Nel senso che non è questa la discussione. Quello che ho cercato di dire ai giocatori sia prima ma soprattutto dopo, perché naturalmente ci si anche aspetta, è che, uso un paragone forse non adeguato a, ma che se devo morire in battaglia, muoio combattendo, piuttosto che morire arrendendomi, no? Questo è il punto. D'altra parte, se si indaga nel passato di questi ragazzi qua, il passato è un passato che spiega tante cose, e quindi ci sarà molto da lavorare, da fare assieme alla società, della valutazione, sempre molto sereno, perché grazie al cielo Mario Costa e Stefano Ciotti sono due professionisti di altissimo livello. Fare delle rotazioni sulla squadra, noi cominciamo a lavorare martedì pomeriggio, perché è chiaro che finito questo ciclo tremendo con Venezia, Brindisi, Venezia e Milano, perché molti versi sono in questo momento, Brindisi forse la squadra più forte del campionato, Venezia e Milano le due squadre più forti in termini di roster, di organizzazione, di ambizioni, comincia un campionato importante. E poi le 10 vittorie della poderosa Montegranaro, campionato di Serie 2, Montegranaro che ha battuto la formazione di Piacenza nel turno di domenica, dunque la 10ª vittoria consecutiva, playoff che sono praticamente blindati e un grandissimo periodo di forma per la squadra gialloblu. È stata una vittoria importante, è stata una partita di altissimo livello agonistico e anche capacità di scambiarsi i vantaggi. Le due squadre hanno lottato sempre fino alla fine, quindi questo gratifica ancora di più lo sforzo che abbiamo messo per conquistare questa importante vittoria. La prima considerazione nasce dal fatto che abbiamo fatto una buona difesa, anche se in certi momenti, e poi vi dirò quello che penso, abbiamo perso un po' di concentrazione, soprattutto sul recupero, sul meno 10. Abbiamo concesso 4 tiri da 3 e abbiamo fatto qualche forzatura. Però era inevitabile e non è una giustificazione, anzi al giocatore chiederò di vedere più attenzione, perché non avendo i play titolari tutti e due, la capacità di gestire quei momenti non c'è stata. C'è stata invece la bravura di chi ha sostituito il playmaker di non farla pesare. Testa su tutti, ha fatto una partita eccezionale, non solo in termini di punteggi, di difesa, su Green, di portare la palla, di aiutare a portare la palla, quindi ha fatto una partita totale, bravo tutti, proprio perché sono stati capaci di bypassare le difficoltà delle assenze. Una vittoria di mentalità, non di statistiche, perché non l'ho neanche guardata, perché mi piace più pensare che è una vittoria che aumenta la nostra autostima per le cose che stiamo facendo e per come le stiamo facendo. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.tvmarche.it. È tutto invece per questa edizione, grazie dunque dell'attenzione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Arrivederci.